Buongiorno, leggiamo questa mattina dal libro del Deuteronomio, al capitolo 30, versetto 19. Io, cioè Dio, ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva. E ancora Vangelo di Matteo, capitolo 11, al versetto 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. La scelta giusta. Ogni essere umano ha bisogno di trovare un senso alla propria vita, un obiettivo al quale dirigersi. Se qualcuno ti chiedesse qual è lo scopo della tua vita, saresti in grado di rispondergli? Se questa domanda ti coinvolge, ma non trovi la risposta, ti invitiamo a leggere la Bibbia. Dio ti mostrerà il significato che Lui vuole dare alla tua vita. Egli è all'origine di tutto. Se viviamo oggi è per la sua volontà, è perché egli ha un piano per la nostra vita sulla terra e per l'aldilà. Il suo proposito per noi, anzitutto, è che impariamo a conoscerlo e a stabilire una relazione amorevole con lui. Per questo, egli si è rivelato nella persona di Gesù, che è venuto sulla terra e con la sua morte e la sua risurrezione ha aperto all'uomo peccatore la via della riconciliazione con Dio. La vita umana è un tempo per decidere dove passeremo l'eternità. Ma possiamo viverlo in due modi: o nell'incoscienza, senza sapere chi si è e dove si stia andando, o riconoscendo di essere peccatori bisognosi di un Salvatore. Allora si accetterà la grazia di Dio e si camminerà verso il cielo, pieni di fiducia in Gesù, Redentore, che salva dalla morte eterna. Dio chiama instancabilmente la sua creatura. I suoi appelli sono un invito a compiere la scelta giusta. Accetta Gesù come tuo Salvatore e Signore. Avrai un amico che ti conosce perfettamente e sarà sempre pronto ad aiutarti, incoraggiarti e guidarti ogni giorno della tua vita, finché non sarai con Lui per l'eternità. Che il Signore ci benedica.